Luca, sul quale stavi aggiungendo qualcosa? No? Mi stavo sbagliando? No, no. Avremo comunque il tempo per qualunque tipo di divagazione in momenti meno densi di competitività, perché in campo maschile è arrivato il momento in cui c'è Fabio Scozzoli al blocco di partenza. In una finale aperta in alto da Christian Vomlen, il tedesco 19enne, bene ai trials nazionali, e poi un paio di finalisti che qui non sono andati affatto male nel 2009, Hendrik Feldwer e Gedrius Titenis. Il bronzo nei 100 rana a Roma, Cameron Vandenburg, ma campione del mondo in carica nei 50, e poi Fabio Scozzoli, un 2010 straordinario, bronzo in questa distanza all'Europeo di Budapest, dove ha conquistato anche l'oro nei 50 per arrivare qui. Siamo passati anche per il suo argento di Dubai in vasca corta, sempre nei 100, Neil Versfeld in corsia 7, mentre questo è Fabio Scozzoli impegnato negli ultimi esercizi di stretching per sciogliere un po' i muscoli. Neil Versfeld, si diceva, Daniele Cremonesi corsia 8 e Mattia Pesce in corsia 9. Uno Scozzoli attesissimo in questo sette colli, abbiamo ricordato come sia rimasto malato durante i campionati primaverili. Bella la posizione di Scozzoli e di Vandenburg che si guardano prima di salire sul blocchetto, peraltro in perfetta sintonia anche il respiro grosso al momento del fischio. Fabio, una sfida Scozzoli molto equilibrata questa tra due grandi campioni. Ricordiamo, campione del mondo Vandenburg dei 50 rana, campione europeo della stessa distanza Fabio Scozzoli. È un Fabio Scozzoli che non è partito male, ci ha sempre abituato a fare di questo dettaglio, se di dettaglio si può parlare, uno dei suoi punti di forza nella parte nuotata. Però Cameron Vandenburg schiaccia subito sull'acceleratore per cercare per primo la virata dei 50 metri. Eccolo qua, lo vediamo in questa inquadratura, il frontale con Cameron Vandenburg che ha recuperato su tutti, anche se Scozzoli non cede poi di molto, 15 centesimi per lui e per Feldwer il ritardo nei confronti di Vandenburg. Ed ora Scozzoli, che speriamo sia dotato, seppur in un periodo della stagione con i carichi di lavoro che sono densi e consistenti, speriamo sia dotato di una seconda vasca comunque efficace nei confronti di un Vandenburg che mantiene la testa. Ma ora Scozzoli che cerca di effettuare il sorpasso proprio nel finale. Straordinaria l'accelerazione di Fabio, che va a cogliere un successo meraviglioso. 1.00.96, 1.01.12 per Cameron Vandenburg. Ancora un'altra grande prova, ma anche un'altra grande conferma di Fabio Scozzoli.